Buongiorno, buongiorno amore mio, che mi insegui in giro per la casa facendo miau, 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 eh? Guardatino mio, sei bellissimo, ma quante cose mi devi raccontare, ma cosa è successo stanotte che mi devi raccontare tutte queste cose? È stata brava la gatta Stellina? Cosa hai fatto? Hai fatto nanna? Che bravo, caro Denver. Ciao, gatta Stellina! Miau. Ciao. Sì, Denver, ho capito, amore mio, tante coccole per te, tante coccole, tante coccole. Prima cosa che devo fare la mattina è dare tante coccole a caro Denver. Ma sì, amore mio, sì, un gatto urlante ho io, un gatto urlante. Sì. Vediamo un po' che cosa possiamo preparare per colazione. Vorrei fare un frullato. E quindi prepariamo lamponi, yogurt e latte di mandorla. Lamponi lavati. Denver stamattina non mi dà pace. Amore mio, ho capito, amore mio, ho capito. Ti do tanti baci, tanti baci, tanti baci, gatto Denver. Sì, sei bellissimo, amore. Sei bellissimo, sì. I baci, sì, lo so, lo so, lo so, lo so, amore mio. Lo sapevo io. Ok, allora ragazzi, abbiamo lavato i lamponi. Che buoni! Poi ho messo una banana che era praticamente nera, ma non volevo buttarla e nel frullato sono buonissime anche se sono molto mature. Ok, adesso aggiungiamo lo yogurt che è questo di Valsoia. E tra l'altro mi sto rendendo conto in questo momento che faremo un frullato 100% vegano perché con latte di mandorla e con yogurt vegetale, appunto, sarà vegano. Sì, gatto Denver! Ho capito, amore mio, ho capito! Verrà sicuramente meno denso del solito perché uso lo yogurt greco che è molto denso, appunto. Questo yogurt era un pochino più liquido, ma vediamo. Comunque la banana dovrebbe rendere un pochino il tutto un pochino più, appunto, un pochino più denso. Non so altri sinonimi. Ok, let's go. Devo dire che come amante di frullati mi sento abbastanza soddisfatta. Non sembra niente, niente male. Un po' poco ne abbiamo fatto oggi. Buongiorno ragazzi, oggi è una bellissima, bellissima giornata. Ho visto che ci sono 23 gradi, c'è un sole pazzesco. Anche voi avete la sensazione che l'ultima volta che siete usciti era appunto pieno inverno e adesso è estate. E mi sembra di essere chiusa da secoli e secoli perché l'ultima volta praticamente che sono uscita, non per 3 secondi sotto casa, avevo il cappotto freddissimo. E adesso è, cioè, la primavera non c'è manco stata, c'è l'estate direttamente. Primavera ci ha salutati. Estate, 23 gradi, caldo, sole, quindi è veramente un peccato non potermi godere questa giornata, ma me la godo da casa, ragazzi. Che cosa vi devo dire? Me la godo da qua, con il mio frullato, che è molto buono, tra l'altro. Programmi di oggi, a parte lavorare al computer, assolutamente niente. Ho parecchio lavoro da fare, quindi un pochino comunque ci metteremo, ma a parte quello, il nulla, ragazzi. Quindi potrei andare a fare la spesa, ma siccome ho ancora delle cosine che mi possono bastare fino a domani, direi di rinviarla a domani. E basta, questo è quanto. Vorrei potervi fare un elenco lunghissimo di roba super interessante, ragazzi, ma ormai veramente, cioè, sto esaurendo tutte le idee. Una cosa che sicuramente faremo sarà continuare con le lezioni di olandese, che come sapete sto facendo da casa. E tra l'altro è anche molto molto divertente. Ho sia Rosetta Stone, però mi hanno consigliato in tantissimi un... Non mi ricordo nemmeno il nome del sito. Bene, Nicole, poi vi faccio vedere. Comunque, c'è questo sito gratuito appunto per imparare le lingue e mi sta piacendo molto molto. Basta iscriversi, poi ti salva appunto tutte le varie lezioni che già hai fatto, tutti i progressi. È molto molto carino e tra l'altro sono molto fiera di me stessa, ragazzi, perché ho iniziato a fare il corso e mi hanno chiesto: "Hai già delle basi di olandese? Vediamo". E io ho detto sì. E sono riuscita a completare tutto il primo livello con le basi, quindi l'ho skippato completamente perché appunto sono riuscita a rispondere tutto, tutto corretto tranne una che mi sono sbagliata, ma
sono molto molto fiera di me stessa. Infatti ho detto anche a De Beelzebub di parlarmi in olandese, magari non proprio tutto sempre, però ogni tanto di parlarmi un pochino anche in olandese, così riesco anche, appunto, avendo l'opportunità di sentirlo da due persone che lo parlano come madrelingua, è anche più bello e magari anche più facile imparare. Quindi sì, questi sono i piani di oggi. Poi vabbè, dovrò lavare i denti ad Ember, che ogni giorno è... Ma io sono a fuoco, non so mai se sono a fuoco. Dovremo lavare i dentini ad Ember, come ogni giorno. Vi farò vedere come faccio, povero gatto d'Ember. Ma non mi piace perché ha di nuovo le gengive molto arrossate e i denti, specialmente quelli dietro, li vedo di nuovo un pochino... Secondo me c'è di nuovo del tartaro. È incredibile perché Ember ha dei problemi con i denti che sono una cosa veramente... stranissima. È come se il tartaro, le carie gli mangiassero proprio il dente in un nanosecondo, cioè ci mette veramente veramente poco. E come sapete, uno dei canini sopra già l'ha perso, nel senso che la veterinaria l'ha dovuto rimuovere perché era completamente marcio, e spero che non gli faccia male, spero veramente che non gli faccia male. Se peggiora e vedo che ha difficoltà a mangiare eccetera, perché per adesso nessuna difficoltà, però se vedo che ha difficoltà a mangiare eccetera, dovrò portarlo per forza dalla veterinaria. Ma per adesso non sembra che gli dia alcun fastidio, però riesco a vedere, e ogni tanto quando gli lavo i denti o lo spazzolino apposito eccetera, a volte quando gli lavo i denti gli esce un pochino di sangue, anche se sto attentissima e faccio piano. Quindi povero carone, però è bravissimo, si lascia fare tutto, veramente un angioletto. Che gatta stellina è là. Bravo amore, sì, parlo di te, bravo, bravo. Poi negli ultimi giorni mi sono messa a schiarire i capelli con il succo di limone, ragazzi, che è una figata, lo facevo tantissimo in passato, prima che iniziassi a fare le mesh, i colpi di sole, e mi ricordo che spruzzavo appunto questo succo di limone diluito con l'acqua. Adesso l'ho spruzzato però 100% succo di limone concentrato, e praticamente lo spruzzo su tutta la ricrescita e poi o ti metti sotto il sole. Nel mio caso ho asciugato i capelli con il phon perché il calore fa aprire tipo le cuticole e quindi assorbe meglio, e praticamente piano piano i capelli si schiariscono un pochino. L'ho fatto solo una volta, quindi non penso proprio che si vedano i risultati, però è una cosina che può aiutare, ecco, se siete in difficoltà come me per quanto riguarda la ricrescita, ragazzi. Sicuramente potete provare con il succo di limone e non rovina i capelli, li secca un pochino, questo sì, però vi devo dire la verità, i miei capelli naturalmente sono parecchio grassi e ovviamente su tutte le lunghezze dove ho le mesh, i colpi di sole, non sono grassi perché ovviamente il colore li secca, però qui sono parecchio grassi, quindi in realtà il fatto che il limone un pochino me li secchi mi... fa bene, insomma, mi va benissimo, e quindi appunto oggi non lo farò perché devo lavare i capelli, ma lo farò probabilmente domani sera di nuovo, e poi tra qualche giorno mi direte se si vedranno i risultati. Adesso appunto l'ho fatto solo una volta, quindi dubito, però voglio sapere da voi appunto se tra qualche giorno riuscirete a notare qualche differenza, ragazzi, perché la mia ricrescita sta diventando veramente veramente imbarazzante. Quindi ho bisogno veramente di cure urgenti da parte del parrucchiere. E altra cosa, le mie extension stanno scendendo sempre di più, ormai sono praticamente all'altezza dell'elastico e quindi anche lì, però sono tutte ancora attaccate, non so come mai, pensavo sarebbero crollate, sarebbero cadute, invece sono tutte ancora su, ragazzi. Vabbè, finiamo questo frullato, poi vado a farmi la doccia e inizio a lavorare al computer. Comunque una cosa volevo chiedervi, studenti, io non ho ben capito come funzionano queste lezioni e online, fatemi sapere, cioè, perché io pensavo, nel senso, cioè, come le fate le interrogazioni e tutte queste cose qua, perché io mi immagino un'interrogazione tramite computer, mi metto i bigliettini attorno a tutto lo schermo con il libro bello piazzato davanti. No, voglio sapere come state facendo, se state imbrogliando in qualche maniera, come funzionano le lezioni, come funzionano se state facendo appunto compiti in classe, test, cose del genere, interrogazioni. Fatemi sapere perché sono molto 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 curiosa, e soprattutto fatemi sapere da studenti come lo state vivendo questo momento. Io inizialmente ho pensato, cavolo, fosse successo a me quando andavo alle superiori, una bella quarantena, e rimanere a casa, però penso che a lungo andare sia abbastanza frustrante e,
è difficile, quindi fatemi sapere com'è, perché mi incuriosisce molto come state affrontando questo periodo. Io vabbè, come al solito, in realtà tutti lo chiamano smart working e per me è sempre stato solo working perché noi youtuber abbiamo quasi sempre solo fatto smart working, quindi mi fa ridere che tutti stiano chiacchierando e parlando di questa cosa, che tutti lavoriamo da casa in pigiama, che non hai più orari, eccetera eccetera. Welcome to my life, sono 10 anni che sono così. Ok, finisco questo filato, a dopo. Momento trucco, ragazzi, qui con me c'è sempre un gattino che finalmente si è un po' calmato, più o meno. Momento trucco, poco fa mi ha preso mentre mi facevo la doccia, mi ha preso un momento di sconforto, ragazzi, che non avete idea. Forse per il fatto che sono da tanto tempo ormai da sola, non sto più nemmeno... Ma non sto scherzando, cioè mi sono incasinata completamente, non so che giorno sia, tipo l'altro giorno era domenica, ero convinta che fosse lunedì e poi non so, cioè vado a dormire a degli orari assurdi, mi sveglio in degli orari assurdi, ma cambia di giorno in giorno, cioè sono completamente, non lo so, rimbambita, non so onestamente più che giorno sia. E non so più che altro da quanto tempo sono rinchiusa in casa, ma visto che siamo tutti nella stessa barca, fatemi sapere che anche, se anche per voi è così oppure no. Allora, primer, ragazzi, anche oggi uso il The Professional di Benefit. Amo questo primer, scusate il rumore, ma c'è il robottino che sta girando per casa, anche se domani devo fare di nuovo una bella pulizia profonda della casa, che l'ho fatta la scorsa settimana, e quindi lavaggio pavimenti, bagni, cucina, che in realtà non è che sia sporco perché non faccio che pulire. Ditemi che non sono l'unica, vi prego. Ho tipo fatto, ho usato tutta la scorta di Lisoform che avevo a casa. Però domani voglio fare una pulizia profonda, magari vi filmo il tutto. Fondotinta uso sempre il Lasting Matte di Rimmel London, ragazzi. È un po' strano come consistenza perché sembra più una mousse che un fondotinta liquido, ma è pazzesco la durata e anche il colore, che è il, adesso vi dico la colorazione, la mia è la 100 Ivory, e sia il colore che la durata, ragazzi, boh, il colore è perfetto, la durata è pazzesca ed è uno dei pochi fondotinta che sono veramente veramente opacizzanti. Quindi vi dicevo, poco fa mi ha preso un attimo di sconforto perché ho pensato, cavolo, non vedevo l'ora di andarmene nei Paesi Bassi. Lo sapete che ci sono andata quando era febbraio, fine febbraio, e dovevo tornare di lì a breve per trovare casa e di lì a breve poi niente, non mi sono più potuta muovere, però alla fine diciamo che mi consolo perché penso che sono, cioè la situazione è talmente grave per tante persone che io devo assolutamente considerarmi fortunata, quindi non devo buttarmi giù il morale, però psicologicamente a volte è un po' difficile, ragazzi, è un po' difficile nel momento in cui sono ritrovarmi veramente da sola per lungo lungo tempo. Hai ragione, non sono sola, ci sei tu e Gatto Stellina. Gatto Deber mi corregge, mi dice non sei sola, è vero, però è difficile perché era per me un momento, ragazzi, di per sé comunque difficile, in cui avevo bisogno dell'affetto di tutti i miei amici, della mia famiglia, e non voglio dire che non posso riceverlo, però a distanza non è esattamente la stessa identica cosa di ricevere un abbraccio o di stare vicina alle persone a cui voglio bene, quindi ogni tanto mi prende lo sconforto, però anche se solo tramite tecnologia devo dire che sono veramente in contatto con tutti gli amici che mi aiutano e mi stanno vicini, ma mi dispiace non poterli vedere, però ripeto, non... cioè quando mi prendono questi momenti un po' di tristezza penso che devo comunque accettare la situazione così com'è, perché alla fine il discontento arriva quando non accetti la situazione per quello che è, e quindi devo semplicemente accettare la situazione per quella che è, avere pazienza e non buttarmi giù, perché non sono sicuramente nella posizione di dire mi sta andando tutto male, perché veramente in questa situazione dove un sacco di gente sta perdendo il lavoro
è veramente una situazione di crisi pazzesca, al di là naturalmente della crisi sanitaria, ma anche per quanto riguarda l'aspetto socio-economico, mi rendo conto che per tante persone, Denver ti prego, Denver ho capito, e per tante persone è molto più difficile la situazione di quello che lo è per me, cioè di quanto lo sia per me, quindi non voglio, come dire, a volte mi prende appunto questa tristezza e poi mi sento in colpa per averla, la tristezza, perché dico Nicole, cioè non sei tu a doverti lamentare, ci sono persone che hanno paura, ci sono persone immunodepresse che magari devono chiudersi in casa e non possono nemmeno uscire per fare la spesa, ma oltre a questo hanno anche paura e io fortunatamente non sento questa paura, vi devo dire la verità, prendo tutti gli accorgimenti e non esco di casa, non so più quanto lo sapete, però non sento questa paura, quindi non la vivo male. So che stando attenta non mi può succedere niente, però so che appunto la paura è chi ha più ragione di me ad averla, appunto chi è magari più debole per quanto riguarda il sistema immunitario, naturalmente mi rendo conto che è più difficile per tante altre persone che per me, quindi non devo, cerco ecco di tirarmi su da sola, diciamo così, e ho sempre dei momenti up e dei momenti down, delle giornate up e delle giornate down. Mi ritrovo a non dover pensare troppo a volte, perché altrimenti mi prende lo sconforto, la rabbia, la tristezza. E appunto devo cercare di ricordarmi e di ringraziare l'universo per quanto veramente sono fortunata, per quanto veramente io possa dire di poter continuare a lavorare, e poi ragazzi, non appena tutto questo sarà finito io mi trasferirò in Olanda, sono felicissima in realtà, quindi devo semplicemente avere un po' di pazienza e soprattutto di fiducia nell'universo, che appunto ve lo dico sempre, quando va tutto bene è molto semplice avere fiducia nell'universo, quando invece le cose si fanno più difficili diventa più difficile avere fiducia nell'universo, ma proprio lì che bisogna avere appunto questa fede, questa fiducia ed essere e lasciare tutto nelle mani dell'universo, perché lo sapete, la legge dell'attrazione questo dice e non ha mai sbagliato. Tra l'altro volevo anche aggiornarvi sul discorso casa, io sono ancora innamorata della casa che vi ho fatto vedere la volta scorsa, quella sul canale, però l'ho lasciato andare ragazzi, perché ho fatto due conti per quanto riguarda le planimetrie eccetera e non sarei riuscita purtroppo a metterci la cabina armadio, cosa che mi fa veramente un dispiacere che non avete idea, perché io mi sono innamorata di quella casa, cioè era perfetta, perfetta la location, la vista, la casa in sé, il bagno com'era, cioè mi sono innamorata di quella casa, ma nonostante avessi potuto bloccarla ragazzi, perché ero prima, avevo già mandato tutti i miei praticamente gli ho mandato tutti i documenti per quanto riguarda appunto i miei cioè i documenti che mi ha passato il commercialista, dai, perché praticamente devi loro devono verificare che tu sia in grado di pagare l'affitto per la casa e quindi vanno a verificare le tue entrate, e quindi avevo già mandato tutto quanto, era già tutto approvato e poi ho guardato bene le planimetrie e mi sono resa conto appunto che non sarei mai riuscita a far stare tutto nella seconda stanza, perché la prima stanza era abbastanza grande e quindi sarei riuscita a metterci la mia make-up corner, il mio make-up corner ed il letto, quindi fare una stanza da letto però appunto con la sezione anche make-up, però l'altra stanza era veramente troppo piccola per poterci mettere una cabina armadio, e io voglio fare una stanza per gli ospiti, quindi che può essere il mio studio appunto, perché questo divano è un divano letto, si trasforma in un letto per due persone e quindi non è... ho dovuto lasciarmela scappare, che mi dispiace tanto ragazzi, ma non avete idea, perché già mi vedevo in quella casa
E mi dispiace un sacco, però d'altronde non posso neanche pensare di far stare tutto in uno spazio che è troppo piccolo, perché c'era un corridoio per esempio tra le due stanze che avrei potuto sfruttare, però anche avere una casa piccola strapiena di roba dove non riesci nemmeno a muoverti non è neanche l'ideale, non è quello che voglio, insomma. Quindi, che poi era anche parecchio cara e per quel prezzo De Mesa mi diceva guarda che ci sono case molto più grandi per questo prezzo eccetera, quindi alla fine ha ragione anche lei. In realtà l'avrei presa se ci fosse stata una stanza in più o se la seconda stanza fosse stata un pochino più grande, giusto un pochino, l'avrei presa subito, ma non è, purtroppo non è fattibile, purtroppo non è fattibile. Spero di trovarne un'altra sempre sullo stesso canale o comunque su un canale, perché mi piace tantissimo e avere appunto la vista sul canale. Sto comunque continuando. Ma perché il robottino viene sempre qua quando mi truco? È incredibile, tutta la casa e deve stare qua. Ma sì, comunque continuo a guardare, perché devo guardare quotidianamente, perché non so, non lo sanno nemmeno gli agenti immobiliari, ma lì adesso in Olanda c'è una richiesta di case assurda e loro appunto continuano a fare visite, continuano a fare traslochi e quindi allora adesso per gli occhi, ragazzi, semplicemente mascara molto pigra, in realtà pigra no, perché comunque mi trucco quando sono a casa, però non faccio trucchi molto elaborati eccetera, quindi mascara. Quindi sto continuando a guardare quotidianamente, perché non appena vedo una casa che mi piace devo subito telefonare e bloccarla, perché altrimenti veramente se ne vanno in un modo, cioè alla velocità della luce. E quindi sì, da una parte sono un po' triste, perché naturalmente ho dovuto rimandare il trasloco e ho dovuto stoppare tutti quanti i miei piani, dall'altro lato sono felice perché è vero che sono stoppati, ma nel frattempo mi sto godendo la mia casetta, mi sto godendo i miei gattoni, mi sto prendendo un po' più di tempo per me stessa, ragazzi, perché nell'ultimo periodo della mia vita io non sono stata attenta a me stessa, a quello che volevo io, a come mi sentivo, a come, anche alla mia salute, se vi devo dire la verità. E quindi è importante per me, non so, di solito sono più brava a prendermi cura degli altri che a prendermi cura di me stessa, purtroppo. E aspetto sempre di arrivare a dei limiti che non dovrei raggiungere e poi me ne rendo conto. Quindi diciamo che sto approfittando un po' di questo periodo per capire anche chi sono, che cosa voglio, perché ho passato tanto tempo in relazioni, ragazzi, che sono stata veramente poco tempo single e forse sento che ho bisogno di stare veramente per i fatti miei e starmene un pochino da sola. E vi devo dire anche che prima che iniziasse questa quarantena mi è capitato di, come dirvi, mi sono state fatte delle avance, diciamo così. Ho proprio rifiutato molto categoricamente e molto schiettamente, rapidamente. Non che io prima non lo facessi, ma ho proprio l'allergia agli uomini in questo momento, si può dire così? A parte Denver. Ma in questo momento proprio, infatti, mi dà fastidio leggere Nicole, io lo so che c'è un'altra persona, io lo so per certo, cioè robe leggo veramente assurde di gente che si inventa le peggiori cavolate e si autoconvince che siano vere. E quindi sì, non so nemmeno io che cosa parlo a vanvera mentre mi trucco, ragazzi. A volte vorrei anche potervi raccontare molto di più di quello che faccio nei video, ma se foste solo in 10 o in 15 potrei farlo, ma siete veramente tanti, quindi non posso. Trucco completato, ragazzi, molto fresco, molto luminoso e molto easy, appunto, senza ombretti, quindi anche abbastanza veloce. Notare ancora, vi faccio notare, ragazzi,
Il risultato pazzesco dell'Ash Lift, sono troppo troppo felice. Il mascara che ho usato è sempre quello di Flormar, è veramente felicissima. E poi sulle labbra ho indossato il mio rossetto preferito del periodo, il Love You Back di MAC. Non so, non credo sia più disponibile in Italia, io appunto ne ho presi due stick in Olanda, così ce l'ho ed ho la mia scorta ed è bellissimo. Adoro, adoro. Comunque, outfit di oggi, super comfy, tuta, naturalmente questa l'avete vista nel video che vi ho fatto vedere ieri, cioè per me è oggi, ma per voi è ieri, perché siete avanti nel tempo, quindi il video sugli outfit caserecci, casalinghi, che mi è venuto in mente di fare, perché veramente ragazzi non è semplicissimo in questo periodo trovare idee, perché ve l'avevo detto già, io ho una lista di video che voglio fare, ragazzi, è lunghissima, solo che non posso farne nessuno perché non posso, cioè non mi va di ordinare in realtà cose che non sono proprio indispensabili, quindi per tantissime tipologie di video dovrei fare degli ordini, oppure altre tipologie di video che volevo filmare dovevo filmarle all'esterno o comunque anche all'esterno, quindi sta diventando un pochino difficile, a parte i vlog che spero veramente che vi piacciano, perché mi tenete tanta 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 compagnia e lo sapete quanto io sia sola in questo momento ragazzi, quindi mi siete molto molto di aiuto in questo momento, al di là di tutto mi siete veramente di conforto, e quindi spero che i vlog vi piacciano, perché appunto mi è venuta questa idea di farvi gli outfit caserecci, ma è veramente difficile trovare tipologie di video in questo periodo ragazzi. E poi quando si potrà uscire invece mi scatenerò con migliaia di video, ragazzi preparatevi, perché veramente. Comunque adesso rimetto un po' a posto, ho piastrato anche i capelli, non li piastro mai, ma da quando ho l'extension lo faccio, perché l'extension sono, cioè i miei capelli naturali sono liscissimi, cioè proprio spaghetti, e l'extension invece quando le lavo tendono ad essere un pochino mosse, non so come mai, e quindi li liscio appunto in modo che siano tutti, tutti, tutti quanti lisci. Comunque anche l'extension hanno perso un sacco di capelli e quindi tutto sommato la massa non è più quella che era quando le ho messe, però ragazzi sono stracontenta perché sono, cioè, per adesso sono veramente ancora perfette, al di là del fatto che sono cresciute tantissimo, ma sorvoliamo. Adesso mi metto a lavorare al computer ragazzi, perché ho parecchio lavoro da fare. Un profilo ragazzi che vi consiglio di seguire se appunto siete anche voi interessati a spiritualità, legge dell'attrazione eccetera, è il profilo di Eckhart Tolle, sia quello di Instagram che quello di YouTube, in particolare quello di YouTube, ma anche su Instagram mette sempre delle frasi che aiutano molto, e qui c'è proprio quello che vi dicevo prima, cioè lui dice: qualsiasi cosa stia succedendo nel momento presente, accettala come se l'avessi scelto tu, se l'avessi scelta tu. E quindi sono sempre degli insegnamenti, non sono mai a fuoco, ok, ci sono, sono sempre degli insegnamenti molto profondi e semplici in realtà da capire, ma non è facilissimo metterli in pratica, però sono sicuramente delle pagine che vi consiglio, appunto in particolare il suo profilo YouTube, il suo account YouTube. So che ci sono anche video tradotti, perché naturalmente lui parla in inglese, lui è tedesco ma fa video eccetera in inglese, però so che alcuni sono tradotti, ci sono i sottotitoli, quindi date un'occhiata, perché lui secondo me è un grande maestro di spiritualità, e se fossimo tutti come lui sarebbe veramente un mondo migliore. Sembra una frase fatta, ma non lo è, credetemi, se lo conoscete, se avete letto i suoi libri sapete di cosa parlo. Beh ragazzi, alla fine mi sono resa conto, pensavo di avere ancora una cotoletta di pollo e invece le avevo finite tutte, e quindi sono andata al supermercato ed ho preso diverse cosine, adesso vi faccio vedere, perché mi sono dimenticata lo yogurt, vabbè fa niente, ho ancora un vasetto. Prossima spesa, fa niente, ok. Ho già buttato guanti e mascherina, perché qui da noi in Friuli Venezia Giulia è obbligatoria da qualche giorno, mi sa da lunedì scorso, ma io in realtà l'ho sempre messa. E questo era il mio outfit, ragazzi. Praticamente sono scesa con la tuta, con scarpe da ginnastica e con questo cappotto. Fa parecchio caldo però, vi devo dire. Ed è un mese e mezzo che metto solo questa borsa, perché tanto scendo due secondi e poi torno, quindi non ho mai fatto il cambio della borsa. Gatto Denver, cosa c'è? Sono andata via 10 minuti, letteralmente 10 minuti. Cosa c'è? Lo so, già 10 minuti sono troppi, lo so, lo so.
La tastinina? In tastinina? Comunque sono molto contenta perché stavo leggendo adesso i vostri messaggi, i vostri commenti. Mi chiedete di fare più vlog e di farli ancora più lunghi. Quindi promesso che ci provo, ragazzi. E meno male che vi piacciono, perché appunto in questo periodo fare altre tipologie di video è abbastanza complicato, se non impossibile. Vediamo che cosa ho preso. Vediamo, allora, ho preso il salmone affumicato, il norvegese è il migliore, ragazzi, l'avevo finito, quindi ne ho preso dell'altro. Poi cotoletta di pollo, che ripensarci forse avrei dovuto prenderne qualcuna in più, ma poi magari mi stufo, quindi oggi mangeremo questa con le zucchine. Poi ho preso le giravolte, ragazzi, queste sono buonissime. Io preferisco quelle senza il prosciutto, però non si trovano più, trovo sempre solo queste, però sono veramente buonissime. E poi, allora, ho preso, ok, una pastina al tiramisù come dolcetto dessert per stasera. E poi ho preso, altra cosa che avevo finito, le sottilette, prendo sempre quelle light, no, sì, ho preso quelle light, ok? E poi ho preso, mamma mia ragazzi, questi sono strabuoni, sono cappellacci di zucca ferraresi, ragazzi, sono strabuoni. E gatto Denver, ho capito, cioè, ma oggi cos'hai? Peggio del solito, amore mio. E poi ho preso il mitico Arizona Green Tea, è buonissimo ragazzi, ed ha un pochino anche di miele. Mamma mia, fantastico. E basta, mi sa che questo è tutto. Ah no, ho preso anche i gamberetti, così domani faccio la pasta con i gamberetti. Questo è quanto, ragazzi. Adesso metto via tutto, prima però disinfetto un attimino le cosine, specialmente quelle di plastica, che mi sa che il virus resiste di più sulle superfici di plastica. Quindi pulisco un attimino il tutto, poi mi rilavo le mani, pulisco il bancone della cucina e poi posso mettere tutto via. Poi volevo farvi anche vedere, ragazzi, delle cosine tipiche triestine. Allora, questa è la titola ed è un dolce tipicamente pasquale ed è una treccia, non saprei come descrivere l'impasto, è simile... è comunque dolce, morbida e buonissima nel latte. E qui c'è sempre un uovo sodo, di solito è rosso, ma questa è rosa, infatti è bellissima, ragazzi. E grazie a questo piccolo angolino sento che è Pasqua, altrimenti non me ne accorgerei nemmeno. Poi ho una mini colomba con gocce di cioccolato, buonissima, in realtà ne ho già mangiate una di queste. E poi un piccolo ovetto di cioccolato con le colombe e l'uovo di cioccolato al latte, ragazzi. Però vorrei prendermi quello della Kinder. In realtà ho un tris preferito di uova di cioccolato. Scrivetemi se siete d'accordo e scrivetemi qual è il vostro cioccolato preferito. Allora, il più buono è l'ovetto Kinder, l'uovo Kinder. Poi Galak e poi... Lindt rosso. Questi sono i miei tre preferiti, ragazzi, infatti. Però mi sembra un po' assurdo andarmeli a comprare, tipo, e poi mangiarmeli tutti e tre da sola e autoregalarmi le uova di Pasqua e poi mangiarmele da sola. È un po' triste come situazione, devo dire. Però ragazzi, questo è appunto il mio angolino pasquale. Cosa c'è? I gatti, ragazzi, vogliono la loro scatoletta di pappa morbida come ogni sera. Sì, 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 sono qua adesso, un attimo. Poi però se non la mangiate tutta sta scatoletta, ragazzi, anche tu gatastellina, anche tu gatastellina, perché piangono e poi non mangiano niente. Sì, Denver, sembra che stiate morendo di fame, vorrei farvi notare a tutti che qui c'è comunque la loro ciotola con la pappa, ok? Ma queste sono più buone, lo so, mi rendo conto. Denver, 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 vieni, vieni. Denver, ma a lei lo vuoi fregare? Ma vieni qua, caro Denver, vai da. Oh, buon appetito, ragazzi, buon appetito, gattoni. Nel frattempo prepareremo le zucchine che ho preso al frutta e verdura qualche giorno fa. Queste sono le mie preferite e sono quelle bianche, si chiamano zucchine bianche, insomma, sono molto più chiare rispetto a quelle normali. Non so se... ci sono in tutta Italia oppure una cosa più che ne so, fatemi sapere se le trovate anche voi queste. Ok, adesso accendiamo il fuoco e
aspettiamo che l'acqua bolle e le facciamo lessare per un po'. Ho già messo il sale, così sono già belle salate. Nel frattempo l'asciugatrice è in azione, scusatemi se c'è questo casino, poi non capisco perché continui a fare questo beep. E gatti, scusatemi un attimo, cos'era tutta quella scena di fame disperata che poi avete lasciato tutto qua come ogni sera? E sono scatolette super buone, super naturali, super costose, super fighe, eccetera, eccetera. Io non ho parole. E tu cosa hai da dire a tua discolpa? Niente. Tu cosa hai da dire a tua discolpa? Ok, le zucchine sono pronte, ragazzi. Le ho lasciate qui un po' raffreddare. Come potete vedere, Gatto Denver sempre presente urlando. Gatto Denver, sono qua le tue pappe, guarda, non le hai neanche finite, né tu né la gatta Stimmin. Comunque, nel frattempo sto preparando anche la cotoletta, ragazzi, e questa sarà la nostra cenetta. Ditemi se sono l'unica a fare questo, ma se cucino qualcosa con l'olio, praticamente poi ci passo la salvietta sopra per togliere l'olio in eccesso, così lo facciamo un po' più light, se light si può definire. La cenetta è servita, ragazzi, abbiamo appunto le nostre zucchine lesse, ci ho messo un filo d'olio, poi la cotoletta di pollo e poi mangerò un pochino di stracchino che mi piace tantissimo, e questo è quello di nonno Nanni che io adoro, è buonissimo, e naturalmente non poteva mancare la mitica Coca Zero, ragazzi, che è il primo bicchiere che bevo oggi, è di Coca Cola, quindi sono stata brava. Buon appetito! E a questo punto, ragazzi, fiondiamoci verso il dolce, perché ho preso questo cestino al tiramisù che vi facevo vedere prima, che non vedo l'ora di papparmi. Ammirate, ragazzi, ammiriamo la bontà. Gatto Denver, cosa stai facendo? Non c'è niente là. Ammiriamo la bellezza di questo cestino, ragazzi. Gnam. Assaggio direttamente in videocamera. Tra buono, ragazzi, è buonissimo. In realtà la parte sopra non mi sembra freschissima, secondo me non è di oggi questa pastina, però strabuona, è veramente veramente buona. A qualcuno non piacciono per niente le coccole, lui si mette sempre qua appiccicato a me e si butta proprio addosso a me, devo sentire proprio il suo peso quando si siede, e poi si mette qua e io gli faccio tante coccole a questo gattino ignaro, che tra un po' dovrò lavargli i denti. Mio amore mio, senti bacini, tante coccole, solo il mio gattino tutto bianco, lui un po' arancione, quello qua c'è un po' arancione, amore mio, con le lentiggini sul nasino, amore mio. A volte mi ricorda Falcor della Storia Infinita, non so se avete visto la Storia Infinita, se lo avete visto scrivetemi, uno dei più bei film, veramente, commentate, è vecchissimo, è bellissimo, lo consiglio. E a volte lui mi ricorda Falcor, il drago volante. Tu sei un drago volante, sì. Oh, scusa, amore mio. Scusa, ti ho piegato i baffoni. E sempre con Gatto Denver qua appiccicato, naturalmente, come ogni sera. appiccicato, sto facendo il corso di olandese, ragazzi. Questi esercizi sono abbastanza semplici, ma volevo comunque completarli. E ne approfitto, vi faccio vedere un pochino, non so il mio trucco ormai com'è perché è parecchio tardi. Comunque voglio farvi vedere appunto gli esercizi che sto facendo. Ok, allora, qui dobbiamo tradurre, cioè praticamente questa frase io sto facendo appunto dall'inglese all'olandese e viceversa. E il caffè non è acqua, e quindi dobbiamo selezionare quale di queste tre è la traduzione corretta di questa frase. Quindi è questa: coffee is geen water, e poi c'è lecker, che significa buono, quando una cosa è buona, appetitosa, buona. Quindi io direi che è la prima. Check, vediamo se è giusto, c'è il volume. Sì, you are correct. Ok, continue. Scrivi questa frase in olandese, quindi dobbiamo tradurre questa frase in olandese. The boys have chicken. Ok, allora. The jongens. Jongens. Happen. Happen. Keep. Keep è pollo.
Kip. Me lo ricordo perché quando compravo il pollo al supermercato, appunto, dovevo cercare Kip. Check. Yes, giusto. Ok. Ah, e tra l'altro volevo farvi vedere il sito che sto usando, è Duolingo, non so se si vede. Eccoci qua, duolingo.com, e ve lo consiglio, almeno per adesso mi sta piacendo molto, e secondo me è molto intuitivo, divertente, ma utile. Ok, qui ci fanno sentire una frase in olandese, e quello che ha detto è: i bambini non bevono vino. Adesso riascoltiamola. Kinderen drinken geen wijn. Ok, si può ascoltare anche molto lentamente, ma non abbiamo bisogno. Allora, riascoltiamo. Kinderen drinken geen wijn. Ok. Kinderen drinken geen wijn. Wijn. Ok, i bambini non bevono vino. Check. Ok, corretta. E la traduzione è appunto: children do not drink wine. Quindi, continue. Ok, scrivi questo in olandese. Allora, the chicken or the egg? Ok. The kip? Kip. Of? Of sarebbe or in olandese. Of. Het? Het. Ei. Ei. Yes, ok. Queste sono abbastanza... alsjeblieft. Queste sono abbastanza semplici, vi stavo dicendo, riascoltiamo. Goedemorgen, te alsjeblieft. Ok, buongiorno, un tè per cortesia, quindi goedemorgen. Goedemorgen. Te. Alsjeblieft, alsjeblieft vuol dire per favore. Alsjeblieft. Ok, check. Ok, sì, questi sono un pochino troppo semplici per me, dovrei fare quelli un pochino più difficilini. Ok, poi abbiamo, write this in Dutch, I drink coffee. Aia, qua non posso andare per intuizione, quindi questa sarà un po' difficile. Allora, I drink coffee. Vediamo. Ah, oh, ok. Ik eet een boterham in rijst. Riascoltiamolo. Ik eet een boterham in rijst. Ok, allora io mangio panini, panino e riso. Io mangio un panino e riso. Ascoltiamolo piano. Ik eet een boterham en rijst. En rijst. Ok, dovrebbe essere giusto. Ik eet een boterham en rijst. Ok. E abbiamo completato anche questa lezione. Super proud, anche se in realtà ve lo dicevo, questi sono esercizi un po' troppo facili per me, che comunque in questo paese ci ho vissuto 5 anni, bene o male il... cioè la base la so, dovrei andare sugli esercizi più difficili. Vi assicuro che vi sembro brava, ma se vado sugli esercizi più difficili e complicati... fidatevi che non le becco tutte, non le azzecco tutte, credetemi, però appunto voglio farli comunque tutti e dare una rispolverata, quindi perlomeno sto utilizzando questo tempo in quarantena per qualcosa di utile, diciamo che sicuramente appunto mi tornerà utile. Sì, amore mio, voi dovete vedere Gatto Denver come mi guarda. Amore mio, ah, sei bellissimo. E la gatta, guardala, la gatta non vuole che le rompiamo le scatole, la lasciamo là. E tu invece devi stare sempre appiccicato a me, sei la mia ombra. Caro Denver, laveremo i dentini adesso? Dobbiamo lavare i dentini, amore mio. Adesso probabilmente vi farà un po' impressione, ma devo tenerlo fermo. Vi faccio vedere, devo tenerlo fermo perché gli dà fastidio quando gli lavo i denti. E quindi se non lo tengo fermo dietro al collo non se li fa lavare. Ma purtroppo devo farlo perché è per il suo bene, quindi... sembra che lo costringa, cioè perché lo costringo effettivamente, ovviamente lui preferirebbe che non glieli lavassi, però bisogna farlo perché altrimenti le carie gli mangiano tutti i dentini, e più invecchia sembra più queste carie e queste gengiviti tendono a peggiorare, quindi dobbiamo stare attenti e dobbiamo lavare i dentini ogni giorno. Ok, fatto ragazzi, scusa carone, ma è per il tuo bene, lo so che non ti piace, lo so che è fastidioso, ma è per il tuo bene, amore mio, è per il tuo bene, amore mio, questi poveri dentini, dobbiamo curarli. Ok ragazzi, è notte praticamente, quindi tra un po' andrò a nanna, finite le lezioni di olandese, ne ho fatto un bel po', quindi sono molto contenta, e però mi sta prendendo la solita, non lo so, la solita tristezza, mi va... tipo viene e va, no? Momenti
Up, momenti down, se adesso potessi ascoltare musica e ballare lo farei, ma ovviamente è tardi, quindi in realtà i vicini hanno musica altissima, probabilmente non riuscite a sentirla, ma c'era anche una bella canzone di John Lennon poco fa, ma forse è il caso di evitare, però mi non lo so, a quest'ora comunque non posso chiamare nessuno, eccetera, e quindi mi prende un po' la tristezza, non lo so, il malessere. Vorrei essere in Olanda in questo momento, vorrei poter vedere i miei amici, vorrei poter vedere la mia famiglia, e quindi è un pochino dura a volte. E poi vabbè, magari tra mezz'ora mi passa, però io cerco comunque sempre di alzare l'umore a voi, di essere super positiva, che alla fine lo sono, però ho anch'io momenti in cui avrei bisogno di un abbraccio, non lo so, avrei bisogno sì, scusatemi, a volte capita anche a me di essere un po' giù di morale, ma penso proprio che sia normale, specialmente in questo periodo e specialmente dopo quello che ho passato già prima di questa quarantena. Tra l'altro vi avevo detto che avevo una preoccupazione di cui non vi avevo parlato in videocamera, ma era una cosa in famiglia che comunque oggi si è, diciamo, come dire, oggi ho avuto una buona notizia, quindi mi sono tranquillizzata molto, e quindi questo è positivo, e quindi insomma questo è importante, che le cose, quelle serie, vadano bene, no? Poi se io devo stare 2 settimane, se noi tutti dobbiamo stare 2 settimane più in casa o meno, non conta, l'importante è che stiamo bene, l'importante è che stiamo bene di salute, e questa è la cosa primaria. Forse questo virus ce l'ha insegnata a tutti questa cosa, che la cosa più importante è la salute. Tutto il resto, qualsiasi cosa, viene dopo. Quindi ragioniamo su questo, e come vi dicevo in un altro video, cerchiamo anche, quando tutto questo finirà, di ricordarci che quanto siamo fortunati a vivere anche le piccole cose, no? E spero che questa non sarà una sensazione che avremo solo il primo giorno che usciremo di casa, ma spero che ce ne ricorderemo per sempre. Quindi, per quanto mi riguarda, non vedo l'ora di poter, sì. Come tutti, quindi non voglio lamentarmi, ma anzi, perché mi sento tremendamente fortunata per tutta una serie di motivi di cui già vi ho parlato, quindi non posso veramente lamentarmi, solo che a volte ho anch'io questa sensazione allo stomaco di proprio di tristezza, di vuoto, di solitudine, ma poi mi passa in realtà, però a tratti è così, ragazzi. Quindi però è anche giusto che sia così, no? Bisogna comunque guardare le proprie emozioni, non avere paura delle proprie emozioni, perché così come arrivano se ne vanno, ed è importante osservarle, non far finta che non ci siano, ma osservarle. Sono insegnamenti che do anche a me stessa, cioè do per prima a me stessa, perché io non è che sono proprio un maestro spirituale bravissima nel seguire tutto, però è importante osservare le proprie emozioni, e così, cioè, in modo da renderci conto che noi non siamo le nostre emozioni, noi siamo quella consapevolezza più alta che le vede arrivare, le osserva e le vede arrivare. Non possiamo essere le nostre emozioni se siamo in grado di osservarle, quindi siamo qualcosa di più. E quindi è importante non aver paura, è importante osservarle, e a volte dir loro: ok, tu sei qui, ti vedo, emozione, e ti immagino, le mie emozioni appunto le immagino molto spesso come una bambina piccola, no? Magari io da piccola, e dico ok, sorrido e poi la lascio andare. E quindi è importante che lo facciate, se anche voi appunto questo può aiutare, fatelo. E basta, mia family, questo è quanto. No, volevo dirvi che in questo, veramente questa giornata, ho scoperto TikTok, cioè ho scoperto TikTok qualche sera fa, ed ho passato praticamente tutta la notte a guardare TikTok, non mi sono manco resa conto. E volevo dirvi che da oggi ho aperto il canale, si dice canale, un profilo su TikTok, vi metterò qua sotto. Mi hanno fregato il nome, Nicole Hussel, chissà, Makeup01, non sono io, c'è qualcuno che finge di essere me, ma non sono io.
e quindi magari se potete segnalare quell'account mi fate un favore. Il mio account vero è Nicole Hussel Real, ve lo metterò appunto in sovraimpressione. Questo è il mio unico vero TikTok. Gli altri vi prego segnalateli, perché non sono io e vorrei anche poter usare il mio nome. Quindi questo è quanto per oggi, mia family. Io adesso vado, mi strucco e vado a nannetta. Vi mando un bacio grande, spero che vi piacciono questi vlog, se sono troppo brevi, troppo lunghi, spero che vi piacciono, perché veramente è difficile per me. Di solito voglio portarvi sempre contenuti che abbiano qualcosa, no? E quindi è difficile, cioè dei contenuti perlomeno, e quindi è difficile in questo periodo appunto, perché più di tanto neanch'io posso fare, e quindi spero vi piacciono questi vlog, anche se sono un po' più caserecci e un po' più monotoni del solito, però è giusto anche che i vlog rispecchino la vita e le giornate che vivo, quindi insomma potete sicuramente capirmi. Vi mando un bacio grandissimo, mia family, vi abbraccio, venite qua che vi abbraccio forte, 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 forte. E noi ci vediamo domani, mi raccomando, sempre alle 17:30. Bacio, ciao!